qual è la genesi di tutto questo? I miei ricordi non si spingono così lontano. Eppure ho la certezza di essere sempre stata profondamente estrema, di essere fuggita talvolta, di aver amato nascondermi in armadi e vecchi scatoloni, al riparo, al sicuro. E questo senso di stranità nei confronti degli altri e di me stessa. Ma allora, quel riso antico, la musica, le danze ossessive, quegli abbracci calorosi, da dove venivano? La paura di ridurre la mia vita e le mie emozioni a una parentesi. Esco dall'armadio per incontrare il tuo sguardo oscurissimo, un po' malinconico. Mi tuffo nel tepore delle tue braccia e penso che lì ci sia tutto. L'esistenza e molto altro. Sono a metà, sono i miei sbagli. Un letto di fiume e un guerriero di carta. Mi sorprendo a sognare ancora una volta, senza diritto, e allora torno correndo al mio armadio e ricomincio a guardare il mondo da uno spiraglio. E i fotogrammi si incastrano, le immagini in dissolvenza si succedono. Mi lasciano pochi ricordi, non le trattengo. Non vi trattengo. Si parte da tutto, sempre. Si esce da braccia amorevoli, dalla desiderata vacanza, da questa campagna che non mente, dalla vita in punta di piedi.